parte degli estoni. La classifica, ricordiamo, di questo gruppo 4 vede la Croazia in testa con 16 punti, poi Italia e Lituania quota 13. Intanto il colpo di testa e la palla in rete, è stato proprio Mladenovic l'uomo tirato a sorpresa con il numero 2 da Blazevic a infilare dopo 2 minuti e 25 secondi la porta dell'Estonia, e quindi dopo 2 minuti appena la Croazia è già in vantaggio. Rivediamo l'iniziativa di Prosineski. È molto bello, il cross spunta alle spalle dei difensori estoni Mladenovic e mette dentro il gol dell'1-0. La Croazia è già in vantaggio. Ecco inquadrato Mladenovic. In barriera la coppia d'attacco Šuker-Boksić della Croazia. Finta di Kristal, parte Reim e c'è il pareggio. Proprio nell'angolino che doveva essere coperto dalla barriera si è infilato il tiro di Reim, che si conferma l'unico giocatore capace di andare in gol per la nazionale estone. Fanno festa i fedelissimi dell'Estonia che hanno accompagnato fin qui la loro nazionale. È un grosso infortunio anche del portiere Ladic, che era sembrato in grado di intervenire sul tiro di Reim. Rivediamo il gran destro di Reim. È davvero goffo l'intervento di Ladic, che buca clamorosamente. Mercoledì prossimo in casa contro l'Ucraina. È tornata in avanti la squadra di casa, adesso attenzione a Šuker, fallo da rigore, e infatti l'arbitro, vediamo quali sono le sue decisioni, va ad ammonire il giocatore che è rimasto a terra. Rivediamo Šuker, lo stop di petto, se ne va, e qui non ha nessun motivo per finire a terra sul contrasto con Kisman. Eccolo qua Kisman, l'arbitro ha fischiato il calcio di rigore inevitabile. Subito dopo essere stata raggiunta, la Croazia ha la possibilità di riportarsi in vantaggio. Inquadrato Mart Pom, calcio di rigore affidato a Davor Šuker, che ha anche ammonito l'arbitro Kisman, autore del fallo. Parte Šuker, 2-1. Niente male questa partita, abbiamo già visto 3 gol in 19 minuti. Croazia 2, Estonia 1. Ha segnato al 19° Šuker sul calcio di rigore, e la Croazia è di nuovo in vantaggio. Rivediamo la trasformazione potente centrale dell'attaccante. Il calcio di punizione in favore della Croazia. Il tocco di Jarni, Prosineski. Palla dentro ancora per Jarni. Riesce a crossare Jarni, il colpo di testa, e siamo sul 3-1. Finalmente Alen Boksić ha realizzato anche la sua rete. Si tratta della prima rete di Boksić con la Croazia in questo cammino di qualificazione europea. Incantesimo sbloccato. Ancora una bella iniziativa che parte dal piede di Prosineski. Vede sulla sinistra liberissimo l'ex juventino Jarni, lo serve con un bellissimo raso terra. Sul cross di sinistro di Jarni svetta indisturbato Alen Boksić sul primo palo, e siamo alla mezz'ora del primo tempo sul punteggio di 3-1. C'è Prosineski che implora il pallone, ma il tocco all'indietro è per Bilic, che alza la mira di sinistro mentre era completamente solo Prosineski. Ancora in attacco la Croazia, però sta giocando per migliorare la sua differenza reti. Šuker, l'aggancio mancato da parte di Stanic, ma c'è stato il gol anche di Zvonimir Boban, e siamo sul 4-1. Gol di Boban proprio al 41° del primo tempo. Anche Boban a bersaglio, per lui si tratta del secondo gol nelle qualificazioni europee. Rivediamo Šuker, c'è Stanic solo, manca la conclusione, arriva Boban e di piatto sinistro infila nell'angolino alla destra di Pom. Cade il laziale e alla fine va a Risto Callasti a sradicare il pallone dai suoi piedi. L'attesa in tutta la Dalmazia è enorme, ha detto Boksić. Tanto l'attacco di Šuker, ancora Šuker, mette la quarta, pallonetto in rete, straordinario gol di Šuker, straordinario gol di Šuker, forse il più bello della serata. Ha ingranato la quarta, ha lasciato sul posto i difensori, saltato anche il portiere, e realizzato il 5-1 al 13° del secondo tempo. Davor Šuker va a
fortificare ancora di più il suo primato assoluto. Rivediamo ancora il gol davvero straordinario di Šuker, imbeccato da Stanic. Guardate con quanta classe alterna il sinistro al destro Šuker, salta il portiere e mette dentro in anticipo il gol del 5-1, realizzando così la sua doppietta. 13 gol in ha tentato Pralia di mettere in mezzo, ancora la Croazia in avanti con Jarni. Spostato il pallone verso Prosineski, ancora palleggio di Prosineski. Adesso il cross sul secondo palo, il colpo di testa e siamo sul 6-1. La festa completa di Stimac. Ha segnato anche Stimac. Eh sì, è diventato un vero e proprio tiro al bersaglio quello della Croazia nei confronti dell'Estonia. E al 36esimo del secondo tempo siamo sul 6-1. Molto bravo Prosineski, stavolta invece di assumere atteggiamenti da foca ammaestrata al circo come aveva fatto in precedenza, va a cercare il secondo palo con questo bellissimo cross. Arriva Stimac ed è la rete del 6-1. Partite la Lituania con 7, la resa dei conti ha già una data ma non ancora una sede, il prossimo 8 di ottobre a Spalato o a Zagabria, un Croazia-Italia da non perdere per decidere chi vincerà il girone. L'attacco ancora di Boksic, Šuker e la tripletta di Šuker proprio in chiusura. Šuker realizza il 7-1 e concreta così la sua tripletta, concretizza la sua tripletta Šuker proprio all'ultimo minuto. Rivediamo la fuga di Boban, il tocco di Boksic che voleva fortissimamente la tripletta del suo compagno di nazionale e Šuker fa tutto benissimo, un tocco delicato e morbido nell'angolino lontano per il 7-1.